Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno! Buongiorno signor Rossi, buongiorno signor Angelini, buongiorno e buon pranzo a tutti. Ma che è successo? Signor Ferretti, buongiorno. Ferretti, cosa è successo? Buongiorno. Mi devo preoccupare, Ferretti. No, visto che non parlate più di calcio e quindi no, mi adeguo. No, ma noi oggi facciamo male pare, una cosa... Ma le pare. Non fa... Quindi siete due zozzoni? Possiamo dirlo. Gli metti la roba della sgrullaccio perché lui fa tutto spiritoso, no? Allora, Mimmo, sì. Mimmo Ferretti, è che è tutto così compunto e compito, sì. Ci sono due o tre cosette nella cosa. Basta sua. Che ne so compianto. No, però non si è visto mai. Però ci so, ci so. Quando parte quella roba là, lui oh, fa belle, oh, belle, oh, belle. No, però ci so delle vota a pelle, vota a pelle, vota a pelle. No, perché perché ci sono delle cose che poi dopo lui fa lo spiritoso, perché fa anche questo atteggiamento, sì, un po' di schifo. Dai, vabbè, che devi fare? Che stai a dire a Mr. Morris? No, non sto niente dicendo niente a Mr. Morris, però è vero che lei un po' se la canta e se la suona, capito? Così, capito? E lui non fa un'altra sta roba, gli parte di anche, capito? Sculettamento, dice mandante, eh? Ma lui sgrulla, eh? Guarda, vai che con la sgrullaccia, sulle chiappe! No! Andiamo, forza! Allora, sulle chiappe, Ferretti, potrebbe essere un messaggio, passare per un messaggio un po' particolare, è vero? Un po' subliminale? Sì, un po' subliminale, quindi francamente non lascerei perdere, però lei non faccia troppo il piacione, perché quando sente... Come no? Io non faccio mai il piacione. Insomma, lui sta parlando... Gli parte l'anca, capito? Vai, Ricky! Sei vestito come un prete di periferia, vai! E io quello so! Fragalopsi, da mo... Senti, Mimmo! Scusa? Fragalopsi! Io pensavo fragazzo da Vellè! Da Prima Valle! Oh, allora, Ferreri! Io vorrei ringraziare il Messaggero perché sì, oggi effettivamente ci riporta un po' alla realtà, perché insomma poi dobbiamo stiamo a fare spiritosi perché oggi è sabato, ma è come se fosse lunedì. È come se fosse lunedì. È certo. Ah. È stato lunedì, dovremmo parlare di Roma-Napoli e per esempio è la prima volta che De Santis affronta il Napoli da avversario. Ho capito, che è una cosa di è facile, sarà pure facile. È facile, però De Santis appartiene alle categorie delle belle sorprese di questa Roma che sta sorprendendo tutti. Però ieri stavo facendo un ragionamento, no? Sì. Aiutatemi, sì. Indipendentemente da dire, mettiamoci dentro tutti, adesso tornando per un attimo nel pallone, come direbbero quelli bravi, bravi, bravi secondo loro. Questa Roma che è in testa alla classifica, 7 partite, 7 vittorie, sta facendo un miracolo? Questa è una domanda, mi dovete rispondere, eh? Miracolo, allora, diciamo una cosa, secondo me era una squadra che aveva già un discorso tecnico molto importante ma non sapeva come tirarlo fuori, quindi il fatto che la Roma potesse andare molto meglio dello scorso anno ci poteva stare, non lo potevamo sperare. Certo, così 7 partite, 7 vittorie, è mezzo miracolo. Miracolo è qualche cosa che è impossibile che accada, cioè, se... Esatto, no, anche sai quando dici, beh, è un miracolo se quelli si salvano, no? È un miracolo se arrivano in zona centro. Allora, voi avete avuto fino a questo momento che la Roma, usando questa allocuzione, abbia fatto un miracolo a stare prima in classifica con 2 punti di vantaggio su Napoli e Juve? Alla luce dei fatti no. No, perfetto. Quindi vuol dire che non è miracoloso quello che sta facendo la Roma. Voglio dire che quello che sta facendo la Roma è la conferma della qualità e della bontà di una squadra. Mi dite sì o no? Sì, sì. Io, Mimmo, no, voglio arrivare a dire che non è un miracolo che la Roma è prima. Quindi se la Roma è prima e non è un miracolo, vuol dire che la Roma sta prima perché ci può stare. Sì, no, ma questo allora, ripeto, per me miracolo è quando una cosa, come diceva Riccardo, quasi impossibile, no? Che si possa essere. Allora, per me non era quasi impossibile che la Roma potesse fare bene, ma era quasi impossibile che la Roma potesse fare così bene, cioè per i contorni, cioè per il modo proprio che come sta andando le cose, secondo me è un miracolo. In quel momento, sì. È un miracolo che la Roma potesse fare, che ne so, 5 vittorie e 2 pareggi, 4 vittorie e 3 pareggi, secondo me ci poteva stare. Ecco. Perfetto. Questo è quindi questo per dire semplicemente che la Roma è una bella squadra davvero. Sì, sì. Ecco, quindi prendiamo anche insomma coscienza di questo, perché stiamo parlando tutti di Roma-Napoli e io ieri un po' scherzando ho detto è l'esame di prova per il Napoli se può essere una delle candidate a vincere lo scudetto. Io magari ho detto questa cosa giocandoci, ma poi neanche tanto, perché vado a vedere la classifica e mi rendo conto che non è un miracolo che la Roma sta là, quindi la Roma può starci lì
e ci sta con due punti di vantaggio sul Napoli, quindi secondo me deve cominciare, e questo lo vado dicendo ormai dal post Inter Roma, deve ragionare da grande, deve cominciare a giocare con la classifica, nel senso che sappiamo tutti perfettamente, non c'è manco bisogno di dirlo, ma lo ridico solo a beneficio degli stolti, che è evidente che io vorrei che la Roma vincesse tutte le partite, a cominciare da quella di venerdì prossimo contro il Napoli, però mi rendo perfettamente conto che la Roma, avendo un valore suo, un valore importante, che non c'è nulla di miracoloso perché lei sta lassù, ti dico che la partita contro il Napoli deve essere vista nell'ottica di una squadra che ragiona da prima della classe, per cui l'importante, se tu non riesci a vincere la partita, è anche tenere a distanza il Napoli, perché se tu cominci a ragionare così, ragioni da grande, ragioni da prima della classe, che fa anche dei conti, delle valutazioni che sono probabilmente indipendenti dal proprio volere, dal volto, possono anche dipendere a seconda delle situazioni, però la Roma deve cominciare a ragionare da grande, da prima della classe in assoluto, perché, lo ripeto, non c'è nulla di miracoloso in quello che ha fatto fino a questo momento. Sei d'accordo, Don Cellone? Sì. Don Cellone da... Però? No, sono d'accordo, però perché... Sì, sto preoccupato. Ecco. Mimmo, no, tornando prima a uno spunto che mi stavi dicendo, che hai preso spunto da De Santi, si è detto è una delle sorprese, no, di questa Roma, che per qualcuno è miracolosa, sì, eccetera eccetera. Noi parlammo di De Santis all'inizio, no? Mi ricordo che tu dicesti, quando si protraeva troppo in avanti il discorso della chiusura della trattativa, dice, vabbè, ma ho capito, ma a Roma c'ha bisogno di un portiere, cioè il nome del portiere è un nodo importante, era diventata una priorità, quante volte l'abbiamo detto, cioè nel senso che il portiere è una priorità, nel senso che venivano fatti dei nomi, David, non te lo dimenticare, no a voglia, però il senso era il tuo, magari non è il primo portiere del campionato, però è un portiere che ti può dare un qualcosa in più rispetto a quello che ci abbiamo adesso. No, io ricordo perfettamente che insomma andavo dicendo queste parole e non posso smentirle, né voglio smentirle. Dicevo che comunque era uno scarto del Napoli e che probabilmente, se fosse stato possibile, con altri contributi, diciamo così, di natura economica, io avrei fatto uno sforzo e avrei preso un altro portiere. La cosa importante è che non veniva preso, innanzitutto Viviano, ve lo ricordate? Sì. Si parlava di Viviano. Sì. E anche Sorrentino a me non faceva impazzire e continua a non far impazzire. È arrivata questa soluzione De Santis, è una soluzione a usato sicuro, com'è, basso costo, usato sicuro, aiutato anche da una squadra che funziona, il portiere da solo non fa mai miracoli, c'è bisogno di un contorno, però il fatto che lui 7 partite, 6 volte sia rimasto imbattuto vuol dire che, al di là del contributo che può aver dato tutta la squadra nel suo complesso, anche lui qualche cosina ce l'ha messa di suo, no? Quindi sta semplicemente confermando che la scelta di andare su un portiere esperto, molto esperto, era probabilmente un'esigenza che voleva innanzitutto l'allenatore, perché, David, ricordiamo un po' quella che è stata la cronaca degli ultimi mesi. La Roma era andata pesantemente, aveva di fatto preso Rafael, giusto? Sì. Poi però è successo questo, che una volta che la Roma ha ingaggiato Rudy Garcia quale allenatore, sì, l'allenatore ha detto io voglio un portiere esperto. A quel punto la Roma ha mollato Rafael, perché sapeva perfettamente che non sarebbe stato il portiere più gradito a Rudy Garcia, che è andato su un altro portiere di esperienza, ed è andata su De Santis, anche perché il nuovo allenatore del Napoli voleva in qualche modo cambiare la situazione e c'era la possibilità di prendere questo giocatore, che aveva fatto comunque molto bene nei suoi 4 anni di Napoli, a determinati costi. De Santis, per venire alla Roma, questa è storia, lo sanno tutti, l'ha raccontato anche lui, si è tolto parecchie cosettine, non sassoni dalla scarpa, ma soldi dal proprio conto in banca, ha abbonato al Napoli parecchi soldarelli legati anche alla qualificazione in zona Champions, la Roma ha pagato 500.000 euro, il suo cartellino di fatto, e la trattativa si è conclusa. Una trattativa che si è conclusa ragionando ad oggi con grande vantaggio per la Roma, perché il giocatore, che è animato da una grandissima voglia di rivalsa nei confronti del Napoli, ma nei confronti di tutti coloro che probabilmente hanno messo in dubbio il suo valore, sta cercando di fare tutte le cose per benino, per potersi far rimpiangere non soltanto a Napoli, ma per farsi apprezzare poi da tutto il mondo calcistico. Io spero che lui venerdì non abbia la possibilità di farsi rimpiangere dal Napoli, cioè io spero che lui venerdì faccia una partita di assoluta tranquillità. Non mi serve che debba dimostrare proprio venerdì di essere un grande portiere, perché a Napoli lo sanno lui che è stato un bravissimo portiere per tutti gli anni che è stato lì. Io mi aspetto che lui faccia il suo e che possibilmente la Roma riesca a dargli la soddisfazione di battere la squadra che di fatto l'aveva messo alla porta, ma alla porta
in senso cacciato e non tra i pali. Non importa, ecco, però Mimmo, quando noi parlavamo, abbiamo fatto due discorsi che erano molto materiali, molto di campo, cioè parlavamo dell'importanza del portiere, proprio in termini di punti, no? Cioè in termini di presenza, quanti punti devo garantire, esattamente, esattamente, prendi punti, e parlavamo dell'attacco, no? I famosi 31 gol che mancavano, le cessioni di Osvaldo e Lamela, eccetera. Beh, Osvaldo non è malissimo, eh? No, abbiamo visto anche ieri, insomma, che non è proprio accio. Ecco, insomma, diciamo, io vi faccio il discorso dell'altro giorno: se fosse stato possibile, io a questa rosa avrei comunque tenuto o avrei aggiunto giocatori come Marchinhos, Lamela e Osvaldo, e credo che, visto come stanno andando le cose, probabilmente tutti i discorsi che noi facciamo in chiave alta classifica avrebbero avuto maggior senso. Comunque, non ti ho rotto, prego. Dicevo, poi però ci sono delle cose che sul mercato non si possono comprare, perlomeno non visibilmente, come la famosa amalgama di Massimino. Sì, sì. No? Ecco, per esempio, io non pensavo, da come mi risulta, da come credo risulta anche a voi, poi magari ne possiamo parlare, che per esempio un De Santis diventasse così subito importante nello spogliatoio, come leadership, come rompipalle, che veramente la faccia di Benatia, allora, 88esimo a Milano, penso che sia... Racconto un piccolo aneddoto, no? Sì. Che De Santis è uno che chiacchiera molto, in campo l'avete visto, no? Sì. È uno che non si ferma mai, che martella i compagni, urla, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è uno che non parla, che non smette mai di parlare anche fuori dal campo, no? Sì. Allora, quando mi è capitato la scorsa settimana di andare a fare questo forum per il Messaggero lì a Trigoria, no? Sì. Con De Santis, prima di incontrare De Santis eravamo in attesa di cominciare e abbiamo incontrato il capitano della Roma, Francesco Totti, il quale ha detto: che se la fa qua? Dobbiamo parlare con De Santis. E lui fa: avete avvisato casa che per stasera non tornate? Erano le due. Ti faccio perché? Se ferma mai, mo te ne accorgerai. Parla, parla, passa sempre a parlare. Ho detto: vabbè, comunque. E in realtà poi dopo, cominciando questa chiacchierata, abbiamo anche un po' giocato su questa battuta che aveva fatto Francesco, e abbiamo detto: è vero, dice, non mi sopporta manco mi moglie a casa perché io parlo, sto sempre a parlare, non mi sto mai zitto. Benissimo. A me, quando cominciai tanti anni fa a giocare a pallone, mi insegnarono a comandare la difesa, cioè che io dovevo parlare, mi dicevano: tu sei il portiere, tu devi parlare, tu sei l'unico che c'ha la possibilità, eccetera eccetera. E in realtà quella è una qualità importante del portiere, che deve saper parare, ma deve essere anche uno in grado di registrare, perché ti dico, meglio di lui non la vede nessuno la partita, perché c'è tutto davanti, no? Può vedere il posizionamento dei compagni, vede gli avversari, quindi avendo la possibilità di parlare, di urlare, di farsi sentire, è quello che ha un'importanza fondamentale in un discorso tattico. De Santis è uno che interpreta questo ruolo come credo pochi altri oggi in Italia, forse perché è un portiere vecchia maniera, cioè tanti anni fa i portieri nascevano appunto in questa maniera, con l'ordine di comandare la difesa. Tanti magari adesso non ce la fanno, perché magari quando sei lì non hai la forza anche per farlo, lo fanno in maniera ridotta, però a questo ragazzo di 37 anni fino adesso non gli si può dire assolutamente niente, e ha portato dentro la squadra quel pizzico, chiamiamolo, di esperienza, quella cosa che tu dicevi non si può comprare, personalità. Davide, tu puoi chiamarla come ti pare, lo stesso discorso può essere fatto per Maicon, ad esempio, no? È sì. Tutto un insieme di piccole cose che vengono esaltate quando la squadra va bene. Cioè, se la squadra non avesse centrato tutte queste vittorie e De Santis avesse comunque fatto a pieno il suo dovere, probabilmente noi non saremmo qui a parlare in termini così entusiastici di questo giocatore. È chiaro che i risultati poi ti aiutano a vedere tutte le cose in una maniera diversa, una maniera sicuramente migliore. Questa cosa di De Santis, che chiaramente adesso è sotto gli occhi di tutti, che però se ci pensiamo bene dovrebbe o potrebbe essere quasi la normalità, Mimmo, sì, non ci fa rendere conto di quanto nei due anni precedenti era proprio poca roba, tutto così poco, tutto così scarso, tutto così lontano da quella che era la normalità, una squadra di calcio? Beh, allora andiamo a parlare, se parliamo del ruolo del portiere, lì veramente si è andati proprio qualsiasi oltre previsione negativa, non per un fatto di natura tecnica, semplicemente perché se te compri le pippe, il primo portiere che c'era una pippa a Roma, cioè, no, dico,
no, si parla degli anni scorsi, cioè l'anno scorso, vi rendete conto che comunque Stekelenburg non sarà sicuramente il miglior portiere della storia del poi, calcio. Poi oltretutto è sordo e non parla l'italiano. Ecco, ma meglio dei pare poco. Sì, ma Stekelenburg sordo che non parla italiano era 100.000 volte Goicoechea. Meglio di Goicoechea. Invece non ho comprato Goicoechea per metterlo in porta per farlo giocare titolare della Roma. Quello non, io non porterei a giocare a calcetto con me. Stiamo sottolineando questo fatto qui, appunto, no? Che lì si è toccata veramente il massimo della normalità. Una volta che tu trovi un portiere normale inserito in una situazione normale di squadra, e allora poi tutto diventa più semplice. Però lì è veramente un ruolo che negli ultimi due anni aveva creato degli scompensi di qualsiasi genere, proprio perché i personaggi non erano all'altezza della situazione. E come vedete evito di parlare del peggiore di tutti, cioè di Lobont, perché io non dimentico quello che ha combinato il 26 maggio regalando la palla all'attaccante della Lazio Lulic per il gol vittoria. Quindi abbiamo parlato di Stekelenburg non è buono, che Goicoechea non è buono, ma insomma se dovessimo affrontare anche l'argomento Lobont dovremmo andare via di un discorso molto pesante, quindi evitiamo. Godiamoci De Santis, godiamocelo con la speranza, lo ripeto, che possa non dover dimostrare di essere un grande portiere venerdì, perché spero che non ne abbia la necessità di farlo. Mettiamo un attimo il punto qua, andiamo al break e torniamo tra qualche istante. Ferri, fate come vi pare. Vai. Mimo, dica. Lei ha visto bene la nazionale, ha visto anche altre partite in giro, comportamenti. E ieri niente esempio, da vedere, io voglio solo vedere a Roma venerdì. Ieri Balzaretti non benissimo. No, non bene. Però sul secondo gol ti devo dire, il primo poteva fare qualcosa di meglio. Secondo, quello è veramente salito che ascensore, però. Sì, vabbè, no. Però nel complesso non bene. Si può dire. Voto molto basso. Ne parliamo poco dell'Italia. Si può dire che però appena volta ci siamo arrivati. Si può dire spizio. Pure che Buffon non ne pia più una. Madonna, ma com'è Mimmo? Guarda che è una cosa. Ha finito di fare il Buffon. Almeno in campo, fuori riesce meglio. Però guarda che è preoccupante. Poi ha preso due gol fotocopia praticamente. Sì, esatto. Sullo stesso palo, nello stesso modo. Hai usato un termine proprio di questi, Fotocopia? Fotocopia. Ecco, no, più che altro Mimmo. Da dribbling del 78-79. Più che altro mi ha impressionato il fatto che lui prende due gol andando a finire dentro la porta. Con no, tutto però adesso ti faccio un altro ragionamento. Lo faccio a tutte e due, no? Ok? Me prendi la formazione da ieri sera della Italia, sì, tu dimmi chi te prendi per metterlo titolare nella Roma. Balzaretti. Bello, leva Balzaretti, dai. Non lo so, forse nessuno. Comincia a contare. Guarda, ce l'ho dato. Buffon tu lo vieresti oggi a mettere a posto De Santis? Quanto ti sposta? Non lo so, beh, oddio mio, non lo so. Sono indeciso, nel senso che la risposta sarebbe facilmente sì. Però ci stai certo, a pensare. E il Buffon di ieri sera no. Ma pure quello dell'altra sera, del mese fa, di due mesi fa, te dimentica, comunque. Te dico, De Silvestri, Ranocchia no, Chiellini... Mamma mia, oh Ranocchia, guai a voi se dite che è una pippa, Non va azzardate, Non famoci se ne accorge la gente. Mimmo... Posso dire chi mi pierei? Chiellini mi pio tutta la vita. Chiellini al posto di Castagne, forse Tiago Motta, Candreva, Montolivo, Gilardino, Marchisio, Diamanti. No, di quest'altro non mi viene nessuno. Cerci, Aquilani. Di questi non mi viene nessuno. Lo vedi. Ma per mettere titolari, Sì, sì, sì. Io l'unico che mi prenderei e metterei a posto De Cassano è Chiellini, perché l'ho visto giocare tantissime volte ed è un animale di quelli che piacciono a me. È uno di quelli mena... che si è spaccarnato. No, ma dal rendimento, rendimento costante. È rozzo, è un cavallone, non è buono a cuore, è sgraziato, però... Fa qualche gol importante. Guarda, Riccardo, è tanta roba, Sì. Credimi, è tanta roba. Poi c'è palle alte, è una cosa quasi invalida. È uno che non c'ha paura di niente, è una cosa... Con massimo rispetto per Cassan, però credo che nei valori assoluti Chiellini sia migliore di Cassan, quindi... Però come vedi, stiamo parlando di una nazionale un po' moscetta, Se poi a questa nazionale un po' moscetta ci metti pure il portiere che impara, bene. Però dico, dopo questa. Ho visto Sì? Vantaggio. Sì, sì, beh, segna timbra il cartellino con una grande regolarità. No, però ho visto che. Ritituato, come si dice? Ritwittato.
un come si chiama? Un tweet. Di Werner Rummery che diceva che Mimmo, dimmi la verità, tu quando sei sentato su Twitter? Io lo seguo. Sono dei 7 milioni e mezzo di follower di Werner Rummery. Però dimmi Mimmo, dopo che tu ti sei messo su Twitter, dopo quanti hai messo di seguire Rooney? Cioè, dopo quanto ci hai messo dopo 5 minuti? Il primo in assoluto te lo dico è stato Angeloni. Perché stavamo insieme. No. Allora ci siamo seguiti a Vicenza. E credo che Warren Rooney sia stato tra il terzo e il quarto. Ecco, perché è strano, da te non me lo sarei mai aspettato. Mimmo. No, invece un'altra cosa volevo dire. Allora, ieri sulla stampa francese sono stati celebrati. L'equipe ha celebrato nell'inserto, credo, ha celebrato Rudy Garcia, Rudy di Roma. È stato un inserto bellissimo. Un altro con una copertina. Non so quante altre volte sia successo, insomma, di trovare la Roma prima in copertina. Anche perché tu sai che Rudy Garcia è il primo allenatore francese che ha storia del campione italiano. Sì. Perché Deschamps stava in B. In Serie B. Quindi è evidente che per loro l'attenzione che c'è verso, diciamo, un connazionale che va a guidare una squadra importante di un campionato così importante è grande. Poi se questo allenatore fa 7 partite, 7 vittorie, è chiaro che l'equipe si sveglia e fanno paginate e paginate belle, corrette, molto fatte bene, molte piene di particolari. Poi insomma, se ci si mettono sono bravi anche loro, diciamo. E quindi adesso stavo andando, vabbè. Tra l'altro France Football invece il sito ha celebrato Totti dicendo che è eterno, quasi a voler dire scusate che gli abbiamo dato il pallone d'oro in passato. Sì, questa è una visione molto bitonesca, la sì, tua, però. Però insomma, comunque a rendere omaggio, no? A Totti, è proprio loro che hanno inventato il pallone d'oro. E qualcuno propone la storia. Ricordati sempre quello che io ti dico e te l'ho detto ormai mille volte, sarà soltanto la storia a rendere giustizia a Francesco Totti. Te lo dico perché oggi che è un contemporaneo non viene assolutamente valutato per quello che è. Tra 40-50 anni, quando si parlerà di Totti e si dirà ma hai visto Totti, ma vuoi ricordare Totti che ha fatto 240 gol in Serie A? Io faccio una cifra approssimativa, no? Perché qui si stanno, ieri quando io chiudendo il collegamento ho fatto una domanda un po' provocatoria, ho detto ma secondo voi è meglio Falcao o Totti? Perché se tu fai un giro fra i tifosi della Roma e cominci a chiedere magari una cosa di questo genere, chi è più grande giocatore della storia, te continuano tanti a dire Falcao perché è quello che ha cambiato la storia, senza di lui a Roma sarebbe stata sempre me. Qui ci siamo dimenticati di Francesco Totti. Allora la mia provocazione è evidente che per me non c'è manco paragone tra Falcao e Totti, non ci può stare un paragone fra due giocatori così, però nella storia un po' leggendata, diciamo così, tu parli di giocatori, magari non è il caso di Falcao che sicuramente ha rappresentato qualcosa di importante nella storia della Roma, però magari noi parliamo di altri giocatori, ma tu ricordi quello, mamma mia quanto era forte, vai a vedere, magari ci avrà 30 presenze e 15 gol, oppure 60 presenze e 30 gol, mi sto spiegando Riccardo quello sì, che voglio sì, dire? Sì, sì. Tu invece noi ci abbiamo questo fenomeno assoluto, abbiamo avuto la fortuna e abbiamo la fortuna di vederlo giocare praticamente da 20 anni e ancora non ci rendiamo conto di quello che è. Allora che France Football venga a dire quasi chiedo scuse a Totti perché ma te potevi ricordare prima, molte si accorge che questo è un grande calciatore. Un calciatore è un grande calciatore da che lo misuri, da quello che vince. Lui non ha vinto niente in confronto a tanti altri, perché vai a vedere il palmarès di Totti e quello di Buffon, te faccio un esempio, non c'è paragone, no? Però non si può dire che Totti non è un grande calciatore, come probabilmente Buffon non è stato il più grande portiere della storia del calcio italiano. Però Buffon viene riconosciuto tutto, a Totti invece non viene riconosciuto niente, è questo che io dico. Allora soltanto poi nel futuro, quando Totti diventerà una leggenda vera, Garcia ha detto lui è una leggenda vivente, questo è vero, però quando poi lui smetterà di giocare diventerà soltanto una leggenda, e allora vedrete che si comincerà a guardare a questo giocatore, a questo fenomeno, nella dovuta maniera, perché vai a spulciare i numeri e dici mamma mia, ti faccio un esempio, perché poi quando io parto a parlare di Totti non mi fermo più, no? Allora qui abbiamo celebrato campioni e campioni, giocatori, attaccanti della storia del calcio, ma tu ricordi Paolo Rossi, ti ricordi Gigi Riva, ti ricordi Boninsegna, ti ricordi quello, ti ricordi quello, andate a vedere i numeri. Andate a vedere i numeri. Io non so se voi avete la stessa percezione. Fino a qualche tempo fa, ma vi dico fino a 2-3 anni fa,
quando si parlava di Totti e si faceva, no? Si diceva più grande, forse il più grande giocatore italiano di sempre, o forse del dopoguerra, subito ti dicevano sì, forse però Baggio, no? Sì. Ti dico sempre, c'era sta cosa con Baggio, alla fine si tirava fuori Baggio perché Baggio ha vinto il pallone d'oro, certo, e comunque è già non ha vinto squadra, il mondiale eccetera eccetera, e Totti purtroppo per i nemici suoi ha vinto pure il secondo mondiale. Voi non avete anche voi la sensazione che oggi questa cosa di Baggio non la tirano più fuori? No, dammi retta, comunque Baggio c'ha sempre, se avesse avuto le ginocchia a posto. Però meno, Mimmo, però ma ricordiamo gli infortuni dei Totti. Molto meno però, molto meno adesso. No, ma io ti contesto. No, contesto a te, contesto il fatto che se dice però quello ci ha avuto le ginocchia fragili, chissà quanti gol avrebbe fatto se non ce l'avesse avute. Ma perché Totti che ha fatto? Si è fatto il crociato, si è fatto i menischi, si è fatto tutto quello che si poteva fare, gli hanno spezzato una gamba, c'ha un pezzo di ferro e 11 viti ancora ficcate nella gamba sinistra. Ma che gli dovremmo dire? Sai perché? Perché non si vuole riconoscere la cosa, capito David? Tu puoi fare qualsiasi tipo di ragionamento, però Totti sarà sempre Totti, così, e Baggio sempre Baggio, e Inzaghi è il più forte attaccante della storia del calcio italiano, mi spiego? Poi vai a vedere i numeri, ma quanti gol ci stanno? Pensa, io nella mia malattia mentale, se io dovessi, per me l'unico che può così, ha ragione per quello che ha fatto vedere sul campo e per quello che ha vinto insieme, nelle due cose, l'unico che può competere con Totti è Maldini. Per me, perché poi quando si parla di grandi giocatori, si tende sempre a parlare di Pelé, Maradona, Cruyff, Van Basten, sempre attaccanti, no? E i difensori non vengono quasi mai considerati, tant'è che poi si diceva sempre che il pallone d'oro non quasi mai vince il difensore, esattamente. Però ti dico, se tu vedete quello che è stato come giocatore per il suo ruolo e quanto ha vinto messo insieme, per me quello che ha dato la maglia unica che ha indossato, esattamente, per me è Maldini. Cioè io l'unico che io metterei sul piatto per paragonarla a quello che ha fatto Totti, io metterei Maldini, non so se siete d'accordo, Mimmo. Che comunque poi è una storia che però finisce male con i tifosi, io non so poi mentre invece quella di Totti è una storia meravigliosa dall'inizio alla fine, cioè... Sì, però sai, lì ci stanno delle situazioni che sono abbastanza decifrabili, come mai il capitano che smette a 41 anni abbondante viene fischiato e non viene neanche tenuto manco a fare, te dico, l'usciere della sede del Milan, ma insomma capisci, perché poi tutto può essere abbastanza collegato, no? Sì. Non te lo devo spiegare parola per parola, sì, quindi sì. Va benissimo tutto, però il parallelo tra Totti e Maldini per tanti motivi ci sta, se non altro per il fatto che con quella maglia hanno cominciato e con quella maglia hanno smesso, cosa che peraltro non è stata possibile o riconducibile a tanti altri giocatori. Tra l'altro l'altro giorno Del Piero, quando che è esordito con la fascia da capitano, tra l'altro segnando anche un gol, se non ho capito male. Sì, l'ho visto, devo dire che mi ha fatto un po' impressione Del Piero, perché l'ho visto bello rotondetto cicciottello. Sì. Molto cicciottello. E ha detto Totti, sì, la stima ricambiata, è rimasto per sempre nella sua gli hanno fatto insomma il contratto, sono contento perché così ha potuto rimanere fino in fondo nella sua società, e lui li sta ripagando per dire, se avessero fatto pure con me. Ma Totti ha mollato lui per primo. Sì. Quindi insomma, c'è grande stima fra i due, non credo che ci sia una profonda amicizia. Perché da quello che sono riuscito a capire, Del Piero non ha molti amici nel mondo del calcio. No. Perché, però devo dire che per Totti ha sempre espresso parole. Però si sono sempre stimati, Sì. Questo sì. Ricordo che in quel famoso Italia-Australia, Totti batte il calcio di rigore, il primo che se n'è andato a abbracciare facendosi una corsa dei 50 metri è stato proprio Alessandro Del Piero. Del Piero. Mentre Pirlo fu il primo a stava sotto la doccia. Riccardino, mi stai facendo una domanda? No, stavo a pensare a Cocorito, mi perciò. Oh, Cocorito, noi siamo arrivati alle 13:38, Cocorito. Non abbiamo fatto neanche un Cocorito oggi. È vero, Bottarella. E ci sarebbero 4-5 cose da Cocorito. Siccome io non voglio fare di rispetto al signor Cocorito. Sì, una Bottarella. Sì, una Bottarella di Cocorito, così a priori. Ma certo. Per portarmi avanti con il lavoro. Io gliela metterei, come la volete? Io vorrei quella classica, io lunga, sul classico, sì. Cinematografica? Ecco. Serena, composa, ecco. Come la volete? Cinematografica mi piacerebbe. Che vuoi? Il ponte sul fiume Wayne? Anonimo veneziano. No. Anonimo veneziano, fate conto? Anonimo veneziano. Anonimo veneziano. No, io veramente non. Sì, quell'altro mi traspago. Il leone da metro cordino. Vabbè, Ferretti.
Ferretti, noi ci sentiamo lunedì. Sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao, ciao.